Quali sono le novità che presentate a questo salone che vi vede tra i grandi RIB? Allora, presentiamo due novità. Una rivisitazione, un'alternativa al nostro 14 metri con una poppa completamente ridisegnata e rivisitata, e una novità di prodotto assoluta che è il 9.5 della gamma Turismo, prodotto che abbiamo presentato qua in anteprima assoluta l'anno scorso nella sua versione più piccola, quindi 7 metri. Quest'anno ci siamo espressi con una misura decisamente più generosa, con un 9,5 metri. La domanda è d'obbligo: come sta andando il settore dei RIB, in particolare come sta andando l'OMAC? Allora, il settore dei RIB è un po' freddo e un po' rallentato nella misura fino dai 6 ai 10 metri, c'è un po' di timore di mercato, è inutile negarlo. Sopra 10 metri continua ad esserci un bel interesse, un bel movimento, e è ancora mercato vivo. Se uno volesse acquistare un Lomac, quali sono gli argomenti forti da proporgli? Ma sicuramente la navigazione e l'efficienza dei nostri scafi. Noi ci teniamo molto a fare molta ricerca, molto sviluppo e a lavorare molto sulle linee d'acqua. Sullo stile è una questione soggettiva, sulle performance, sul rendimento delle nostre carene sono oggettivamente rilevabili da numeri di prova, per cui in quello noi ci siamo molto forti. Ci sono delle particolarità che distinguono l'OMAC? Oltre alla ricerca, anche una ricerca di gusto e di una ricerca ossessiva nell'accontentare il cliente in una customizzazione molto fine. Quest'anno stiamo lavorando con un'azienda di Milano specializzata nella rifittazione o nella customizzazione di interni di aerei e di auto di lusso, e quindi abbiamo lavorato su materiali diversi da quello che il cliente di RIB o di Maxi RIB è abituato sugli interni, quindi anche molta ricerca di interior design. Prossima novità che è allo studio? Sicuramente un altro della nostra gamma Turismo che abbiamo lanciato l'anno scorso e che quest'anno ha dato seguito al 9,5. Stiamo ancora cercando di capire la risposta del nostro pubblico, se salire di misura o scendere di misura rispetto al 9,5 metri.